nella chiesa di Santa Maria del Carmine Maggiore a Piazza Mercato, l'assessore alla cultura, Nino Daniele, ha deposto una corona di fiori in ricordo di Eleonora De Fonseca Pimentel e di tutti i martiri della rivoluzione napoletana del 1799, seppelliti nella basilica e portatori di un messaggio oggi espresso nei valori democratici. L'esempio che ci viene da Eleonora, come dobbiamo tradurlo nei nostri tempi? Cosa possiamo dire ai nostri giovani? Esattamente quello che è nel testo dell'epigrafe che abbiamo messo qui, e questo bellissimo discorso ai giovani di uno dei patrioti del 99, nel quale si diceva appunto ai giovani studiosi della Repubblica, quindi possiamo proprio attualizzare letteralmente le parole, a combattere quel mostro divoratore delle repubbliche che è l'egoismo. Era presente anche la giornalista e attivista maltese Caroline Muscat, che ha ricevuto al PAN, nell'ambito della rassegna Imbavagliati, il prestigioso premio Pimentel Fonseca, dedicato alla memoria della sua connazionale Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017 per aver denunciato nel suo blog la corruzione di alcuni membri del governo maltese.